Crocchette di patate. Aspetta! Ancora non ho più. Vai! Crocchette di patate. Crocchesi, dice Napoli. Panzarotti. Panzarotti di patate ripieni di provola. Di latte. E tu, tu chi sei? Pachito. Piccante. Eccolo qua. Ma si ammuscia sto cappello. È però. Così, eh? No. È troppo moscio. No, no, così deve essere. No, così deve essere. Un po' abboccato via. Allora siamo pronti. Pronto. Ricetta napoletana a grandissima Panzarotti. Richiesta. Dopo la pizza, dopo gli gnocchi. Devo dire gli ingredienti. Patate a buccia rossa. Provola del Vesuvio. Del Vesuvio? Cioè della zona di Agenor. Vabbè, pure provola normale, se ne trovo. Provola fresca. Ah, prova, provola fresca, provola affumicata. Due uova, pane grattugiato, sale e di nuovo con noi, solo per voi. Allora. Ok. Allora, patate a buccia rossa, quelle più compatte. Provola. Provola di Agenor, che meglio vero in tutta Italia, quasi sicuramente. Ma ce l'abbiamo detto questo, dobbiamo di solo le provole. Dobbiamo fare. Allora, prima di tutto dobbiamo bollire le patate. Ma quante patate? Quante patate? Quante sarà? Un chilo qua, un chilo di patate. Parecchio, noi ne facciamo abbondante. Vai. Vado a sciacquare le patate. Buccia rossa. Le patate sono quasi fatte. No, pezzo! Eccolo qua, il chef è Pachito. Ci stiamo mangiando un meravigliosissimo piatto di spaghetti con i fiori di zucca. No, come si chiamano? I sciurilli? Sì. Ragazzi, troppo buoni. Se volete il video fatecelo sapere nei commenti, così vi facciamo anche un'altra video ricetta. Cace per che sciurilla. Sono buonissimi, ragazzi, veramente sono facili, veloci e buonissimi. Però adesso panzarotti. Le patate sono cotte. Sempre la zuppie. Ma no, vai, vai. Tutta scozzola. Guarda, 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 guarda la magia, guarda. Poi faccio dire, guarda, nella schiacciapatate rimane la buccia, vai. La buccia resta tutta nello schiacciapatate, wow. Perché con la buccia? Perché la buccia con la buccia contiene vitamina. Pachito ti svela i suoi segreti. Ecco. Schiacciate con tutta la buccia. Vediamo una bella patata di questo. Wow, tamo cadente. Senza la buccia. La capa mi insegna. Schiaccia. Ma dove schiacci? Figure. Se la canto e se la suona, ragazzi. E rimane solo la buccia. Guarda, non è carico. Ma io quando ero brutto, no, niente, li butto lì. Devono raffreddare. Ah, ecco. Mettila fuori. Oggi è la giornata proprio che fa un po' freschetto. Nel frattempo tagliamo la provola. La taglio io? La provola, sai come deve essere tagliata? Ci sta una regola. Non la facciamo. Tu hai rotto il furo, ok, no. Si fa in un pezzo e rotta da provola. Giustamente. Andiamo con me. Questo è il pezzo di provola che va nella... Questo è il pezzo di provola che va in due crocche, hanno solo crocchetta, anche su pezzo. Se metti un pezzettino giusto dentro. La provola ci vuole abbondante, se no non sa niente. Hai capito? No, 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 non acchiappa niente, invece quella deve filare la provola. Ma davanti? No. Ok. Isa. Casa da sfruttare la rossa non si può. Ma come la rossa? Le ha fatto tu, come la rossa? No, le patate. Le patate come stanno? Stanno raffreddando. Le patate. Le patate fredde? No, nel frattempo faccio vedere la mia ultima opera. Che è la tua ultima? La
mia ultima opera, che è? Aspettate un momento. Non può vedere. Ma se la luce non si vede buio. Ma che cos'è? Questo è il quadro. Guash. Guash. Bellissimo. Anche la cornice l'ho messa anche. Fa tutto lui perché lui sa fare tutto. Ma si può mettere? Io ti dico da tanti anni. Vedete qua? Ma faccio vedere un'altra. Solo un'altra, mentre aspettiamo i blocchi. È bello però, eh. Questo? Dipinto di Paquito. L'ho ripreso, l'ho fatto una foto delle foto. A Gubbio. È credibile. Gubbio è un paese dell'Umbria. Comunque poi ve li faccio vedere man mano. Non c'è interesse, perché non è che io non li vedo. No. È una mia passione. Voi pensate che voi dovete bollire le patate e poi li da mettere a far freddi. Cioè ad essere freddi il purè. Se no, quando ci andate a mettere le uova dentro, agita la frittatina. Si fa una frittata, un po' di formaggio, un po' abbondante perché quello è tutto il sapore. Le mani sono pulite, ok, nel ristorante come li fanno? Così, un po' fino a questa, vai, esagerare le volte, ci tutto qua, ci sono più. Ed è vero, più parmigiano mettete, più vengono. Questo è un segreto infallibile. Lo segreto è pulicinello. Adesso sfida challenge. Come si dice? Challenge in inglese. La sfida. Paquito contro Carlita. La sfida del panzarotto. Si apre o non si apre? Il segreto per non far aprire i panzarotti. Il tuo segreto qual è? Nessuno. Nessuno. La patata rossa con la buccia rossa. Cacciate, poi prendete un bel pezzo di provola, mettete in mezzo, ecco il croquet. Questi sono panzarotti, non sono croquet, si fanno grandi. Guarda, poi si passano nel pan grattato. E guarda. Ma questo è perfetto, è perfetto. Un pezzo di provola. Ma che se questa niente, dai, che sono scusi. Allora mo io faccio. Guardate che bel panzarotto. Il mio segreto è questo. Prendo due bianchi dell'uovo. Prima di passare il panzarotto nel pan grattato come ha fatto Paquito, io lo metto qua dentro velocemente. Così passo un po' con le mani così. Sette chili pane un altro giorno. Poi lo passo nel pan grattato, vedete? Ma avrei proprio, detto che riesce. È così, in questo modo non si aprono i panzarotti. Provate e fatemelo sapere. Vediamo chi vince la sfida, forse. Io dico che c'è. Guardate che belli questi crocchè, questi panzarotti. Sono troppo belli, hanno una forma perfetta, ragazze. Io secondo me la sfida la vinco io. Adesso abbattitore di temperatura. Li mettiamo nel frigorifero per quanto tempo? Una mezz'oretta e poi li friggiamo. Andiamo. Olio di semi abbondante, non facite pure il chiuso. Prendiamo sotto, se no. Deve essere bollente. Andiamo in scomma alla riva. Sono panzarotte.
Ma no, voi dovete dire la verità però. Quali vi sono piaciuti di più? Dite voi senza mangiare, come facciamo? Vabbè, che le tese le immagino. Poi li fanno e vedi. Ah boh, ma si vede se si aprono o no. Come lei che mi suoi non ci devo mangiare. Ha fatto un benotto. Sono un ex, se lo avessi. Vabbè, sì. Di te, professore, è riduttivo, perché tu sei tutto. Mi ha grattato rapidamente. Ecco qua, c'è pronto. Tutti li dite. Vado, vado e verso un altro crocchè. Attenzione all'olio caldo, eh. Ora. Hai ragione, non si aprono. Non si aprono. 1-0 per me. Sta bene. Ma prima si insalapro anche mio. Aspetta. Una. Devo, non le devono girare subito, sanno fa belle dorate. Quando diventano così dorate, allora le potete girare. Oh, ok, guardate che doratura, ragazze, guardate. Troppo bella, ditemi la verità. Dite, dite. Dite, dite. Oh, wow. Da vicino, guardate come sono belle dorate. Dorate, dorate, dorate. Assorbendo, guardate come sono belli, sono perfetti, la perfezione questo panzarotto. E mo ci mangiamo, io non resisto, ragazze. Mangiate a villa, chi l'ha filato? Ma sì. Vai, vai, tutto, vai, continua, continua. Quindi si serve a tutto, eh? Ah, per riprendere, rimetta vicino. Ma mi mangio pure il... Questa è senza velina. No, devo dire la verità, un bel panzarotto, pure quello di Lepachito, non si è aperto, quindi vi abbiamo detto due segreti. E voi? Se non avete le patate rosse. Ah, ecco, se non avete le patate rosse, guardate come si sono belli, belli, belli. Bellissimi. Oh, fa vedere, fa vedere. E guarda, te che tu panzarotto. Guarda che panzarotto. Arrosta. Bravo, Paquito. Guardate che sapete che facciamo per voi. Va bene, mo siamo a mangiare 10 panzarotti. Stiamo mangiando tutti i panzarotti. Guarda come fila, guarda come fila. Guarda come fila. Troppo bello, Paquito. Correre i panzarotti. Schifo. Perché? Ragazzi, noi vi vorremmo invitare tutti quanti a casa nostra. La prossima volta che fate un incontro, vi faccio due o tre giorni sempre panzarotto. Ragazze, che cosa avete sentito? Invece delle creme, panzarotti per tutti! Vado a portare una a Rossi. Mangiando, mangiando, vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta, se volete, con gli spaghetti con i ciurini. So, spaghetti, cace, pepe con fiori di zucca. Buonissimo, bravo. Ciao, alla prossima! Ciao! Ma paghi, non si legge comunque. Come si legge? Ok. Il pezzo è giusto. Allora. Ma non sta riprendendo. Come? Tutto? Io vedo il rosso, no? Quando è il rosso non si prende. Ma non si prende, no? Ma quando scatto? Quando scatto? Sorridi. Ah, ma già sta scattando. Se vuoi capire.